Ciao a tutti ragazzi, come state? Benvenuti in un nuovo video. Oggi vi dico chi ha vinto il contest fotografico. Allora ragazzi, oggi vi svelo chi ha vinto il contest fotografico. Non ci sono state tantissime entrate, tipo 3, però una ha spiccato su tutte, quindi adesso vi faccio vedere. E in più vi faccio vedere come ho editato il video per Icnusa, che continuo a dire per Icnusa, che non era per Icnusa, della birra Icnusa. Vi faccio vedere tutte le mie scelte, tutte le mie cose. Soprattutto voglio concentrarmi sulla parte audio, perché succedono delle cose davvero interessanti e non so se vi siete tutti accorti di quello che succede di sottofondo. Ma veniamo a noi. Allora, la prima foto è... anzi, facciamo così, mi tiro fuori il tablet perché... Allora, la prima foto è di Senza Filtri. Allora, vediamo cosa dice contest e basta. Ok. Allora, non mi hai fatto vedere come hai gestito la luce, la foto e tutto quanto, quindi già questo è un punto negativo. E diciamo che non è male. Probabilmente è scattata col telefono, dimmi se sbaglio. La composizione secondo me è un po' povera, perché la fragola non è nemmeno centrata nella foto e la luce è un po' quello che è, nel senso che non lo so, avrei provato a fare qualcosa di diverso, magari invece che farla dall'alto creare tutto un set e mettere la fragola in mezzo, però in verticale, cioè tipo così, e intorno altra frutta, non lo so, cose del genere. Buona foto, secondo me puoi migliorare un sacco per quanto riguarda la composizione, perché è quella l'unica cosa che rende una foto buona da meno buona. E questo si collega anche con l'altra foto. La seconda foto è di GeneuGen00 e non è male come foto. Allora, ci sono un paio di cose che non mi convincono. E ne ho parlato già in privato con questo ragazzo, perché come vedete ha posizionato tutti gli oggetti fuori fuoco a sinistra e sulla destra abbiamo questo ciondolo, non so cosa sia. Secondo me è poco bilanciata, nel senso abbiamo da una parte una cosa e da una parte un'altra. Per me sarebbe stato più interessante magari mettere la chiave più vicino a te, quindi quando scattavi si vedeva leggermente la chiave. L'obiettivo che usi come oggetto di scena, metterlo dietro questo ciondolo, questa cosa qua, e avere il ciondolo solo a fuoco, perché qua non capisco qual è l'oggetto, anche se è solo il ciondolino lì messo a fuoco. Secondo me avresti dovuto creare un po' questa profondità di campo, no? Davanti la chiave, dietro all'obiettivo e tra virgolette in mezzo il tuo oggetto. Per il resto non è male, la luce è usata bene, a parte secondo me qua a sinistra un po' troppo chiaro. Però non male. Il vincitore invece è... Il vincitore del contest è Lorenzo Cavallo PH. Ovviamente vi lascio tutti gli Instagram di quelli che hanno partecipato in descrizione, perché ci vuole coraggio a postare una propria foto e comunque a farla vedere su un canale, e quindi è super apprezzato, veramente grazie mille per aver partecipato al contest. Il vincitore è Lorenzo Cavallo, che ha fatto una foto davvero fatta bene e composta bene, luce precisa, e cavolo, cioè veramente non c'ho niente da dire, mi piace un botto. Probabilmente in alto a destra è un po' sovraesposta, un po' bruciata, però ci sta, ed è storta. Questa è una cosa che ti toglie un botto di punti, Lorenzo, però rispetto alle altre secondo me sono molto più complete. Le ha scattate con una Canon 250D e il 50mm 1.8 ISO 1600, tempo 1/320. Ok, f1.8. Allora qua secondo me hai un po' fatto casino, nel senso che hai usato f1.8, 1600 ISO e 320 di scatto. Secondo me avresti potuto abbassare tranquillamente la velocità di scatto e abbassare di conseguenza anche gli ISO, però comunque ci sta, insomma non la vedo troppo rumorosa la foto, mi piace, quindi complimenti. Adesso io con lui mi sono già messo d'accordo perché gli spedirò il Gorillapod, e quindi bravi a tutti ragazzi. Adesso vi faccio vedere
come ho editato il video di Knusa. Bene ragazzi, eccoci qua, adesso vi faccio vedere subito immediatamente come ho editato il video per i Knusa. Voglio concentrarmi più che altro sulla parte audio. Prima di tutto però volevo annunciarvi, è una parola un po' troppo seria, volevo farvi sapere che ho aperto un canale Telegram, vi lascio il link in descrizione, e un canale YouTube per il podcast che uscirà a breve o probabilmente è già uscito, non lo so, dipende da quanto sto a fare tutte le cose. Vi lascio anche di quello link in descrizione se volete andare a sentire, a dare un'occhiata. Mi trovate per ora sicuramente su Spotify e a breve su tutte le altre piattaforme di podcasting. Ma senza perdere altro tempo vi faccio vedere come ho editato questo video. Per chi non lo avesse ancora visto, ve lo faccio vedere esattamente ora. Tutti ci dicono che a casa ci si annoia, ma chi ha detto che deve essere per forza così? Per tutti quelli che vogliono distinguersi e non adattarsi. Perché per noi è come accendere una luce. Noi abbiamo la nostra birra. Abbiamo il nostro mare. Abbiamo l'anima sarda. Noi viviamo, respiriamo e andiamo avanti. I Knusa, dal 1912, l'anima della nostra terra. Ok, questo era il video di i Knusa. Adesso voglio farvelo vedere prima di tutto senza effetti sonori, solo con la musica, per farvi capire quanto lavoro c'è stato dietro. Poi vi faccio vedere lo schermo e vi faccio adesso vedere lo schermo. Dopodiché vi faccio vedere come ho gestito tutte quante le cose. Allora, intanto chiudiamo un po' di pannelli. Via. Ok, direi abbastanza noioso. Adesso invece vi faccio vedere tutta la parte di effetti sonori, quindi disattiviamo tutto tranne gli effetti sonori. Ok, questo è il primo suono che sentiamo, questo qua. C'è una specie di whoosh e un hit che ci dà il tono al video. Secondo me d'apertura ci deve essere un bel suono che ti dica ok, il video è iniziato, e catturi un po' l'attenzione. Dopodiché qua, mentre la bottiglia spinna, ruota, ho inserito questo tu che sarebbero tipo le pale di un elicottero, per capirci. Qua un altro whoosh per enfatizzare il zoom out. Ok, qua altra cosa figa, non si vede sul video perché ovviamente c'è tutta la compressione di YouTube, di Instagram e tutto quanto, ma qua stavo spruzzando dell'acqua, quindi ho voluto enfatizzare questi spruzzi inserendo l'effetto sonoro dello spruzzo, e sotto ci ho inserito un whoosh. Qua ovviamente la luce che si accende, qua un suono d'impatto per quando sbattiamo la bottiglia sul tavolo e noi che apriamo la bottiglia. Questo è fondamentale perché sennò non ha senso. Fun fact, non è il suono di una bottiglia di vetro, adesso secondo me l'avete capito bene perché l'avete sentito isolato. È il suono di una bottiglia, di una lattina che si apre, perché non ho trovato l'effetto sonoro di una bottiglia di vetro di birra che si apre, quindi ho usato quello, ma secondo me rende bene. Poi qua sotto abbiamo il mare e il battito cardiaco che ho cercato di tenere a ritmo con la musica. Dopodiché abbiamo ovviamente qua la birra che si versa, perché vediamo la birra che si versa, dobbiamo sentirne anche il suono, fondamentale. Qua stessa cosa, solo che
ho rallentato leggermente il suono della birra che si versa e gli ho messo un low pass filter. Cosa ci va a fare questo low pass? Ci taglia fuori tutte le alte frequenze, quindi abbiamo questo rumore un po' ovattato, come quando siamo sott'acqua. Infatti qua mi avvicino parecchio al bicchiere e questo era l'effetto che volevo ricreare, come se fossimo quasi dentro la birra. Ok. Qua vediamo la birra che frizza su e quindi ho inserito il rumore tipo di acqua frizzante. E qua abbiamo i suoni di chiusura. Abbiamo qua un whoosh, qua un suono d'impatto e qua... No, qua un whoosh, qua un suono d'impatto e qua abbiamo la luce LED che si accende, il rumore del LED, la luce che si spegne e un altro suono d'impatto. Per finire, il belato della pecora. Adesso voglio farvi sentire la stessa cosa, però con la musica e senza effetti. No, ve l'ho già fatto. Con la musica senza voiceover. Perché anche il voiceover secondo me è una parte fondamentale. Non è perfetto, non è preciso perché non sono, cioè la mia voce non è adatta a questo tipo di voiceover. Però secondo me dà qualcosa in più e si sente. Sentite qua un po'. Ok, secondo me non è male, ma potrebbe essere meglio. Infatti questo è quello che ho voluto fare con la mia voce, giocare e guidare lo spettatore durante il video. E penso sia venuto qualcosa di carino, infatti sentite qua la differenza. Tutti ci dicono che a casa ci si annoia, ma chi ha detto che deve essere per forza così? Per tutti quelli che vogliono distinguersi e non adattarsi. Perché per noi è come accendere una luce. Noi abbiamo la nostra birra. Abbiamo il nostro mare. Abbiamo l'anima sarda. Ok, e questo è quanto. Se avete domande in particolare sull'editing, sulle cose, fatemele nei commenti. Se non vi siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, attivate la campanellina, fate tutte le cose, mettete mi piace al video. Ma se volete veramente aiutare questo canale a crescere, condividete il video su Facebook o con un amico che potrebbe essere interessato a questa cosa. Non lo so, pubblicate nelle storie, taggatemi, fate un po' di cose. Per questo video è tutto, noi ci vediamo alla prossima. Peace! Tutti ci dicono che a casa ci si annoia, ma chi ha detto che deve essere per forza così? Per tutti quelli che vogliono distinguersi e non adattarsi. Perché per noi è come accendere una luce. Noi abbiamo la nostra birra. Abbiamo il nostro mare. Abbiamo l'anima sarda. Noi viviamo, respiriamo e andiamo avanti. Iclusa, dal 1912, l'anima della nostra terra.